Storm! Storm! Con fuor boccone, come mi avevate chiesto! No, non serve! No, scusate! Ci bevo su del buon vino! Vinello! Scusate, Faccio come a casa! Salve! Mi avevate chiesto il boccone, no? Allora, ho capito male! Mi avevate chiesto di Casal Boccone. E che c'è a Casal Boccone? Ah, lo sfratto degli anziani dalla casa di riposo di Casal Boccone. Vabbè, ma a me non mi tange. Ma scusate, scusate se sono stato poco educato, però alla fine questi anziani, che voglio? Da tanto tempo che sono lì e basta, espatriamoli, non ci sento. Ecco, ad esempio, questo qui, vedete, il Colosseo, è anziano. Ma che schifo, tutti questi sassacci, anche scoloriti, li vedete, capirano tutti quegli animaletti brutti, con l'edera attaccata ai sassi, ma che ci facciamo? Ecco, mandiamoli, non lo so, mandiamo il Colosseo al Cairo, ecco, là c'hanno tutte quelle sfingi, quei faraoni, le piramidi, ecco, mandiamo anche il Colosseo, che con tutte queste finestre, anche un po' ventilato, magari al deserto fa piacere, no? Che arriva un po' di aretta fresca, ecco, e poi anche questi anziani di Casal Boccone, non so, mandiamoli. Scusate, ho ancora io il Casal Boccone in bocca, che poi mi avete proprio preso col sorcio in bocca, poi rosso in bocca. Vabbè, no, dicevo, gli anziani di Casal Boccone, mandiamoli a Cuba, a Santo Domingo, ballano, si divertono, vedono posti nuovi, gente nuova, lasciamo l'Italia ai giovani, i giovani che si vedono oggi, giovani illuminati, intelligenti, come Fabrizio Corona. No, no. Flavia Vento. Renzo Bossi, ecco, posso cambiare la risposta di prima? Ecco no, teniamoci i nostri anziani, sì, lasciamoli lì dove stanno, rispettiamoli, lasciamo quelli di Casal Boccone a Casal Boccone e tutti gli altri ovunque loro siano, ecco, sì, anche perché ora che ci penso, gli anziani sono i nostri punti di riferimento, sì, sono i nostri punti di riferimento storici, culturali, di conoscenza, di saggezza, di dolcezza. Gli anziani sono i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni, i nostri zii, ma sono anche solamente esseri umani e già per questo vanno rispettati, quindi non distruggiamoli, non stravolgiamo le loro vite, lasciamoli dove stanno, mi raccomando.